Amici, bentornati in questi nuovi video targati sempre Artlet Filo Archeo. Oggi voglio fare con voi una sorta di rassegna di mostre nei musei, nei siti archeologici della città di Roma in particolare e anche in Italia. Dunque, io partirei proprio da Roma, dal momento che insomma io vivo qui, ho modo di conoscere un pochino di più queste realtà che esistono. Allora, dunque, partirei proprio da questa mostra intitolata La colonna traiana, il racconto di un simbolo, attiva presso il Parco Archeologico del Colosseo, che comprende anche Foro Romano e Palatino, fino al 30 di aprile 2024. L'esposizione quindi vi catapulterà proprio all'interno del cantiere della colonna di Traiano, che resta appunto una delle più grandi imprese, non solo come testimonianza politica dell'imperatore appunto Traiano, ma anche appunto artistica, storica, di vera e propria ingegneria. Verrete appunto la storia appunto della colonna è una storia che ancora oggi affascina tutti coloro che arrivati a Roma per la prima volta giungono nei pressi dei mercati traianei e vedono appunto questa colonna meravigliosa. Questa mostra sarà con sé appunto anche video, proiezioni, una grafica che porterà non solo gli adulti ma anche i bambini e i ragazzi alla scoperta di una storia importante appunto per Roma, ma anche appunto proprio sul piano artistico, quello che questa colonna a livello simbolico ha dato e continua a dare. Quindi ve lo ricordo, La colonna traiana, il racconto di un simbolo, presso il Parco Archeologico del Colosseo fino al 30 aprile 2024. Presso invece, quindi da un sito archeologico ci spostiamo a un museo, quindi presso invece Palazzo Barberini, fino al 31 gennaio sarà attiva la mostra di natura e di invenzione, paesaggi, vedute e capricci dai depositi delle Gallerie Nazionali di Arte Antica. Troverete quindi tutta una serie di opere paesaggistiche, appunto di vedute, evocazioni campestri, con anche la presenza di rovine antiche di autori sia conosciuti che poco conosciuti, per esempio Pietro da Cortona, Giovanni Paolo Pannini, ma anche francesi come ad esempio François Boucher, Hubert Robert. Quindi insomma avrete modo di conoscere questi artisti con i loro paesaggi, che testimoniano quindi un rapporto diverso tra l'uomo e la natura nei secoli che vanno dal XVII al XVIII secolo. Quindi è una mostra comunque interessante che mescola un po' l'arte moderna a quella anche un po' antica, diciamo così. Quindi di natura e di invenzione, paesaggi, vedute e capricci presso Palazzo Barberini fino al 31 gennaio 2024. Ci spostiamo ancora come tipo di arte, quindi adesso ci catapultiamo in quella un pochino più contemporanea, diciamo così, presso il mattatoio, attenzione, fino all'11 febbraio, quindi insomma fra un mesetto circa si concluderà la mostra su I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer. Quindi è una mostra che è stata organizzata dall'azienda speciale Palaexpo in occasione del centenario della nascita di un personaggio politico molto importante appunto per la storia italiana del Novecento. Fu infatti appunto, come vi dicevo, un politico molto attivo negli anni 1972-1984 e appunto attraverso una serie di foto, insomma, di documenti, quindi insomma troverete veramente tutto ciò che riguarda la figura di questo personaggio presso, come vi dicevo, il mattatoio, che fa parte appunto, è uno dei musei legati all'azienda speciale Palaexpo che si occupa appunto di gestire alcune realtà museali di Roma Capitale fino quindi all'11 febbraio. E siccome appunto vi ho citato l'azienda Palaexpo,
è compresa appunto all'interno di questa realtà anche un altro museo molto importante e conosciuto, che è Palazzo delle Esposizioni, che in questo periodo, chi già mi conosce, insomma, ho avuto modo di raccontarvi di questo museo, di questa galleria espositiva anzi, e delle mostre che sono attive in questo periodo. Ve ne sono 6, quindi troverete la storia di Don McCallin a Roma, il fotografo londinese conosciuto soprattutto per le sue fotografie di guerra, ma avrete modo anche di conoscere i paesaggi, vedute dell'impero romano, di antichità romane, non solo appunto a Roma ma anche all'estero. Boris Mikhailov, quindi il fotografo ucraino, e anche insieme a queste due mostre fotografiche avrete modo anche di conoscere la storia dei macchinari nel tempo, il viaggio dell'universo inizia da te, organizzato dall'INAF, quindi dall'Istituto Nazionale di Astrofisica, una mostra che sta interessando molto soprattutto bambini, ragazzi, quindi ecco, vi invito soprattutto famiglie a organizzare una visita, se non l'avete ancora fatto, a Palazzo delle Esposizioni, per visitare proprio la mostra spaziale appunto sui macchinari del tempo. E troverete anche L'avventura della moneta, una mostra immersiva a 360 gradi che vi racconterà la storia della moneta dalle origini fino ai giorni nostri, promossa dalla Banca d'Italia, così come anche altre due mostre su Roberto Bazlen, i disegni dell'analisi. Roberto Bazlen è stato un critico letterario, insomma un grande studioso, anche molto amico di personaggi della nostra letteratura italiana, che ha avuto modo di conoscere anche importanti figure della psicanalisi, e che quindi appunto troverete tutta una serie di disegni, di schizzi elaborati in collaborazione appunto con questi psicanalisti. Tra l'altro appunto Roberto Bazlen è stato anche un importante fondatore di alcune case editrici, quindi avrete modo di conoscere l'altro suo lato in qualche modo. E anche il bestiario fantastico di animali senza tempo presso la libreria di Palazzo Esposizioni. Sono 6 mostre: Don McCallin a Roma, Boris Mikhailov, Bobby Bazlen e Bestiario Fantastico saranno attive fino al 28 gennaio, quindi avrete ancora tempo fino a tutto il mese di gennaio. Le macchine del tempo, il viaggio dell'universo inizia da te fino al 24 marzo di quest'anno, e l'avventura della moneta fino al 28 aprile di quest'anno. Quindi 6 mostre all'interno di Palazzo Esposizioni a Roma. Sempre a Roma, la mostra che sta facendo molto discutere, c'è chi piace, c'è chi non piace, su Fidia, il più grande scultore greco di età classica, presso i Musei Capitolini fino al 5 maggio di quest'anno. Quindi troverete opere scultoree ma anche architettoniche. E siccome è all'interno dei Musei Capitolini, che sono quindi afferenti ai musei di Roma Capitale, per chi è in possesso della celebre e famosa MIC card, che io spesso, per chi è residente di Roma come me, vi sponsorizzo e vi ricordo più volte, proprio perché è uno strumento utile. Con 5 euro voi in un anno riuscite a visitarvi tutte le volte che vorrete i musei in comune di Roma Capitale. Tuttavia dovete sempre controllare, questa è una cosa che io spesso e volentieri vi invito a fare, cioè di controllare sempre sui siti di riferimento e anche sulle loro pagine social, qualora appunto ci fossero, tutte le notizie sugli orari di apertura, chiusura, ma anche sui prezzi, perché anche se si è in possesso di questa MIC card, comunque ci sono dei costi aggiuntivi, essendo delle mostre speciali. Quindi per esempio il biglietto intero costa 13 euro, ridotto 11, quindi verificate sempre l'accessibilità, i prezzi e soprattutto gli orari di apertura e di chiusura. Questa è una cosa che veramente ci tengo, che il visitatore possa comunque consultare lui in primis tutte queste informazioni per avere poi ampio spazio e maggiore libertà di accesso all'interno delle sale, per non ritrovarsi all'orario di chiusura con l'acqua alla gola, che poi deve
scappare. Quindi ecco, fate sempre attenzione a questo. Io vi lascio tutti i siti, i link di riferimento sotto a questo video, per avere comunque anche voi la possibilità di avere tutte le informazioni necessarie. E in ultimo, a Roma, quindi l'ultima mostra che spero anche questa di riuscire a visitare per tempo, sono tutta una serie di reperti provenienti addirittura da 47 musei della Romania. Sto parlando della mostra sulla Dacia, l'ultima frontiera della romanità, fino al 21 aprile di quest'anno presso il Museo Nazionale Romano delle Terme di Diocleziano. Anche qui fate molta attenzione, perché il Museo Nazionale Romano presenta varie sedi e le Terme di Diocleziano sono proprio nei pressi della stazione Termini, per chi appunto conosce la città di Roma. Quindi anche questa è una mostra molto interessante, molto importante, che svela ancora una volta come l'impero si è allungato, diciamo così, ha avuto modo di diffondersi appunto fino a quelli che adesso sono appunto considerati territori della Romania. E quindi anche questa è una mostra che merita sicuramente. In Italia invece vi suggerisco e vi consiglio Joan Miró a Palazzo della Cultura a Catania fino dal 20 gennaio al 7 luglio, presso quindi il Palazzo della Cultura. I Macchiaioli a Palazzo Martinengo a Brescia fino al 9 giugno. Vincent van Gogh al Museo Revoltella a Trieste. E in ultimo una mostra che mi interessava, spero insomma anche lì di riuscire a visitare in qualche modo, aspettate un attimo, Claude Monet al Centro Culturale Altinate San Gaetano a Padova fino al 4 agosto. Quindi ecco, vi ho fatto una carrellata di mostre attive in questo periodo sia a Roma che in Italia, e spero che in qualche modo ecco riuscirete a godere delle bellezze che queste mostre, questi siti archeologici promuovono, con nuove mostre appunto che raccontino parte di storie comunque che riguardano il nostro essere umani in qualche modo, con le nostre passioni, con la nostra voglia di conoscere ancora di più la cultura italiana. Ed è per questo che vi rimando anche, se lo vorrete, a un piccolo questionario che appunto la pagina Artland Filo Archeo, me medesima quindi Ilaria, vuole in qualche modo promuovere. Un po' di tempo fa avevo realizzato un questionario simile, ne avevo anche discusso sui miei canali social e qui su YouTube, sulle biblioteche e gli archivi, l'importanza degli archivi e delle biblioteche, in particolar modo nel periodo di pandemia e post pandemia. Questo questionario invece è rivolto ai musei e ai siti archeologici, quindi spero che vogliate in qualche modo soffermarvi quei 5 minuti di tempo insomma da dedicare a questo questionario, perché ci tengo veramente tanto. E in qualche modo appunto, una volta raccolti un po' di dati, ve ne parlerò con voi dei dati raccolti e cercheremo di capire insieme appunto il visitatore di oggi come, che interessi ha, se è interessato appunto a mostre antiche, appunto quindi più di archeologia che non di arte moderna e contemporanea, e su cosa fondamentale di questo questionario, quanto effettivamente voi riuscite a indagare e scoprire di più maggiori informazioni se utilizzate o meno i siti di riferimento. Questa è una cosa a cui ci tengo tanto, quindi vi lascio anche il link a questo questionario, che spero appunto possiate soffermarvi e avere diciamo anche voi un'idea sul vostro vivere quotidiano. Quindi vi lascio il link di riferimento, spero appunto che possiate approfittare di visitare appunto queste mostre che vi ho illustrato, e come sempre ci vediamo per prossimi video futuri, sempre a cura di Artland Filo Archeo. A presto!